Ciao amiche belle, oggi vi propongo un tutorial natalizio, la natività, ma mettiamoci al lavoro un po' stilizzata, eh? Allora, il progetto è questo, l'ho fatto un po' colorato per farvi capire all'incirca come viene, ok? Allora, il cartamodello, lo tengo un altro po' fermo così capite, la natività un po' stilizzata, eh? Allora, come vedete io ho fatto questo e vi ci ho messo ogni pezzetto un numero. Così quando li tagliate vi riportate il numerino sulla stoffa e tagliate tutti i pezzetti. Ora, i colori, io ho scelto tutti i toni del beige, però lo potete fare sul blu e tutte le sfumature del celeste, rosa e celeste, insomma, quello a vostro piacimento. Allora, ho iniziato a tagliare già qualche pezzo. Ho già ritagliati tutti i pezzi, ok? E li ho numerati. Okay, vedete in questo modo sono questi pezzetti qua. Ok? Le misure di questi pezzetti, bimbe, è pressoché impossibile darvele perché sono proprio, vedete, vi posso dare un'indicazione che il completo è così. Ok? E qui vi potete trarre un po' le conclusioni, bisogna essere bravi a disegnare e quant'altro. Io vi consiglio di fare in modo di scaricare il cartamodello. Sotto al titolo trovate scritto altro, cliccate su altro e trovate il link per scaricare il cartamodello. Se non avete la stampante, potete andare in una cartoleria, una libreria, un'edicola col telefonino tramite Bluetooth vi vanno a scaricare il cartamodello con pochi centesimi. Allora, andiamo avanti. Nel frattempo vi ricordo di iscriverti al canale, tutto gratis, e condividi questo video così lo troverai sempre sui tuoi social. Allora, proseguiamo. Io ho già iniziato a tagliare dei pezzi di stoffa, in questo caso è feltro. Mi ci sono anche appuntata perché queste due parti non sono uguali. Qua sembrano uguali, ma una è più grande e una è più piccola, quindi mi sono appuntata un 6 e un 2 perché proprio uguali non sono. Tenetevi, io vi consiglio di stamparvi due di questi. Uno a cui ci ritagliate tutte le sagome e uno lo tenete come riferimento poi per il montaggio, ok? Allora, come vedete io ho messo il feltro doppio, questo è un feltro di 2 mm di quello morbido e vado a fare un punto festone. Vedete, questi sono già due pezzetti che ho fatto in questo modo, vedete? Man mano che fate i pezzetti li posizionate qua e vi trovate poi tutti i pezzetti pronti. Cosa faccio a questi pezzetti? Prendo un po' di imbottitura. Voglio dire, cosa ci faccio? Come faccio a fare questi pezzetti? Prendo un po' di imbottitura, prendo come vi ho detto, il feltro 2 mm di quello morbido, vado a iniziare a cucire, ad esempio, che ne so, da qua. Così. E inizio a fare il punto festone, in questo modo, tutto intorno. Scusate, stamani è mattinata. Allora faccio tutto il punto festone, tutto sul bordo. Ora sono partita da qua. In questo modo. Giro qua sul piccolo pezzettino. Così, quando ho fatto un piccolo pezzetto qua con un bastoncino, con le forbici, insomma, come vi ritrovate meglio, vado ad inserire un pochino di imbottitura. Questo mi è caduto. Un pochino, proprio pochino qua in cima con delle forbicine che ho qua, oppure con un bastoncino. Andate a imbottire appena appena, proprio poco poco poco, per dare un po' di spessore, ok? Così. Poi proseguo, perché qua poi sarà difficile se no imbottire quando è tutto chiuso. Allora, questa cosa la potete fare anche con il panno Lenci. Chiaramente ugualissimo, identico, non verrà perché ha una consistenza diversa, però viene bellino lo stesso, eh? Ecco qua.
e proseguo man mano fino ad arrivare in fondo. Man mano che vado in basso, imbottisco tutto per bene. Non tantissimo, basta un pochino. Vedete, non è proprio tantissimo. Non è proprio imbottito tanto. Proseguo tutto e man mano imbottisco fino ad arrivare dalla parte da dove sono partita. Ora faccio tutto il mio punto festone. In questo modo, ora punto filza non ve lo consiglio perché le parti sono talmente piccole che non vi ci rimane niente da imbottire se fate un punto filza. Invece il punto festone è molto più sul bordo e vi permette di fare queste cose. Sto attorcigliando il filo perché siamo al termine. Quando arrivo qua, sempre con un po' di pazienza, vado a inserire un po' di imbottitura così. Proseguo e imbottisco tutto e finisco fino a fondo. Vedere un altro pezzetto perché almeno capite bene. Mano a mano che vado, tengo anche un po' l'imbottitura qua, così faccio prima poi, perché io sono partita da qua, vedete. Proseguo così. Ora in questo modo. Ora proseguo tutto intorno qua. Quando arrivo quasi alla chiusura, vado a finire di imbottire, ma non tantissimo, appena in questo modo. Proseguo. Allora, come vedete, ho finito, ho fatto anche l'altro. Ok, questo. Poi faccio questo che è la manica dell'abito di Giuseppe. Ora è la manica dell'abito di Maria. Ok, sempre doppio. Lo ritaglio pari pari sul cartamodello in questo modo. È il numero 2. E vado avanti. Faccio sempre nello stesso modo. Come vedete, ho messo un feltro di un altro tonalità più chiara di questo. Sono tre tonalità di marrone. Dal più chiaro al più scuro e anche questo faccio sempre il punto festone. Qui c'è il nodo che deve andare dentro, eccoci. In questo modo. E anche questo man mano vado ad imbottire. Allora, potete farlo anche di stoffa questo progetto, però in ogni pezzetto, aspettate perché qui non vedete nulla, eh? I pezzetti sono tutti questi qua, quelli come vi ho fatto vedere nell'immagine, è questa, no? Questa qua, come vedete l'ho ritagliati tutti, lo potete fare anche di stoffa, ad esempio questo pezzetto qua che è questo, ok? Lo tagliate mezzo centimetro tutto più grande se lo volete fare di stoffa, cucite sul segno, andate a risvoltare, imbottite e poi chiudete appunto nascosto. E lo potete fare anche di stoffa, quindi tre alternative: feltro, panno lenci e stoffa. Lo potete fare anche piatto senza farlo doppio, prendete un pezzo solo e lo incollate. Ora poi vedremo dove lo andremo ad incollare questo. Diciamo questa specie di collage, eh? Collage perché si incolla. Quindi proseguo anche qua, imbottisco man mano e poi ci si ritrova. Faccio tutti i pezzi e poi ci si ritrova. Il viso, il Gesù bambino, e le braccia e quant'altro. Man mano ci vediamo. Ho fatto anche i volti, ora faccio il volto del bambino. Proprio, guardate, è proprio minuscolo, eh? Potete anche non imbottirlo, le parti piccole, eh? Però io un po' di imbottitura ce la voglio mettere, eh? Pochissima, però un po' per fare tutto tridimensionale, chiaramente, per dare un po' di profondità al progetto. Basta proprio pochino. Ecco, anche qua si finisce con il punto festone tutto intorno.
nascondo il filo tra l'altro e lo metto qua. Ora mi rimane da tagliare il corpo del bambino. Questo qua lo voglio fare di un colore un po' brillantoso. Uso questo panno Lenci un po' glitterato, non tantissimo, ma un po' di glitter lo ha. Lo metto doppio, come ho tagliato tutti i cartamodelli. Se mai mi ci metto uno spillo o lo segno con la penna cancellabile, faccio vedere come si può ritagliare in questo modo. Non è una fustella questa, questo l'ho disegnato io. Mi sono ispirata alle icone, quelle in gesso, e l'ho un po' riprodotta a mio gusto, diciamo. E anche qua si va a fare tutto il punto festone intorno. Sono arrivata quasi a metà, più che a metà, diciamo, del corpo di Gesù, del bambinello. Bottisco un pochino anche qua e finisco. Allora, con il Lurex è tremendo questo panno Lenci da cucire. Se si prende con l'ago nel Lurex, è chiaro, non è semplice inserire l'ago. Sono dovuta mettere il ditale perché altrimenti, ecco, vi rendete conto? Ecco qua, siamo quasi al termine. Mamma mia, guarda. Meno male ho fatto un pezzetto solo perché se dovevo farti tutto con questo panno Lenci, mamma mia, era da morirci. Si è piegato anche il lago. Vado qua e nascondo il filo. Ecco qua. E questo è il corpo del. Ora rimane i due pezzetti delle braccia che sono qua. Questi qua, ora qua non si vedono perché non li ho sottolineati. Così e così sono un pezzettino e un pezzettino. Ma tanto nel cartamodello li vedete bene, eh? Sono proprio piccolini, penserei di non imbottirli quelli, li taglio pari pari, vediamo un po' cosa viene fuori. Fatto anche queste, le braccia che tengono il bambino, ed ora, però queste, come vi ho detto, io non le ho imbottite, poi se le volete imbottite a vostro piacimento. Ecco qua, questa è quella che sta così, ecco qua, così e così. Ecco qua, praticamente dovete fare tutti questi pezzi, questi qua. Ok? Non ve la sollevo, se no mi cade tutto in terra. Ok? Una volta fatto questo, mettiamo da parte e prepariamo la base dove andremo a posizionare questa natività. Allora, il supporto è questo. È un pannello di feltro 3 mm di quello bello rigido, come potete vedere, come lo metti sta. Cioè che rimane nella sua forma, che ha queste dimensioni, 23 centimetri alla base, ok? E qua è un rettangolo, al quale andremo a togliere, così, a 6 centimetri e mezzo, andate nel centro e ne togliete un pezzetto, ok? A 6 centimetri e mezzo. La altezza complessiva è 31. Okay? Vi faccio lo schema, poi ve lo metto nel cartamodello. Poi dovete tagliare due pezzi di marrone, in questo caso, che andranno posizionati qua in questo modo. E questi ve li metto nel cartamodello. Ecco, mi è caduto il metro. Ciao, ciao bambina. E misurano. Sono due rettangoli che misurano 17 centimetri e sono. Non si vede bene. E sono alti 4 centimetri, al quale andremo a togliere, diciamo qua, 2 centimetri. Allora, a togliere per fare questo, cioè comunque li potete mettere qui, li sovrapponete e poi ne tagliate uno spicchio in modo da far combaciare bene in cima, ok? Ora a queste parti ci si va a fare un punto festone anche qua. No, qui ci si fa un punto filza, scusate, ho sbagliato.
Quindi partirò da qua, partiamo da qua. Allora, questo pezzo non importa, lo facciamo da qui, tanto poi andrà coperto dal tetto. Quindi ago appuntito e punto fissa tutto intorno in questo modo. Eccoci, non ci abbandona mai. Così, cercate di farlo bello preciso. È durissimo a cucirsi questo perché l'ago non ha una gran punta, eh? Prendete un ago con una bella punta, eh? Siete avvantaggiate. Il filo è un filo da uncinetto. Ecco, così lo faccio tutto fino qua. Qua l'ho fatto tutto. Ora prendo il filo bianco e faccio la stessa cosa al tetto, però quello lo faccio tutto intorno, eh? Così, parto da qua e vado a fare sempre un punto filza anche intorno al tutto intorno al tetto, così. Questo è un po' più morbido, però è sempre feltro 3 mm, ma da un colore all'altro cambia un po', eh? Mi si toglieva di tale. Così, tutti e due, tutto intorno. Ecco qua. Ora li ho posizionati qua su, a filo del pannello sotto, i tetti, diciamo, e poi ho posizionato tutta la mia composizione della natività. La dovete mettere sopra e guardate il disegno, ok? Quando l'avete messa tutta per bene, così prendete un pezzo e lo andate ad incollare così. Ecco e lo incollate. Prendete l'altro. Prima metteteli subito tutti al suo posto e lo incollate così. Poi ne prendete un altro e fate tutto in questo modo. Ecco qua. E questo è il viso di Giuseppe che rimane un po' sotto alla testa di Maria è sopra la testa di Giuseppe, vede Giuseppe è più alto, Maria è un po' più bassa, è un po' più piccola. Cioè, è tutto in questo modo. Poi proseguite, fate questi laterali e andate ad incollarli qui al suo posto, così. Tutti i pezzi li fate tutti in questa maniera. Mi è rimasto da incollare il bambinello, lo potete mettere anche un po' spostato in diagonale o così, io lo metto a diritto, questa è la parte migliore, quindi un collo di qua che viene tenuto in mano da Giuseppe e Maria, così. Ecco qua. Ecco qua, in poche parole dovrà venirvi questa cosa qui. Ora incollo questo e prepariamo la decorazione. Allora, per la decorazione procuratevi una pinetta, un po' di botanica così o anche un po' innevata, delle bacche, ok? Però poi dobbiamo fare anche un fiocco. Un fiocco è questo, il cartamodello. Come si fa? Si mette qui o ci si spilla. Questi ne tagliate due, ne occorrono due, io ne taglio uno. Perché lo disegno e poi lo ritaglio dopo. Faccio così, guardate. Così. No, qua non importava, no, qua non andava segnato. Lo cancello qua. Cancello con un po' di beccuccio della colla. Fa da cancellina, beccuccio della colla. Arrivo qua, così. Come vado diritta. Poi lo continuo di qua e lo faccio anche qui. Cercate di essere abbastanza precise.
consumare il meno filtro possibile. Questo è un feltro 3 mm, è glitterato. Ecco, questa è la prima sagoma, ok? Questo è un feltro così, un po' luccicoso. Allora, poi taglio anche questa più piccola, uguale. Tac, la rigiro così e ne taglio un'altra e poi faccio le codine. Ne dobbiamo fare due di queste, ok? Dovete fare tutte queste sagome, ok? E ora vado a ritagliare il tutto. Così. Semplice, semplice. Ritaglio tutto. Una volta ritagliate tutte queste sagome, qui ci serve un pezzettino, una strescetta all'incirca di 7-8 centimetri per legare tutto. Allora si prende questo qua più grande, ci si mette un po' di colla qui, si va a piegare così. E così, e si tiene un po' fermo. Se non avete voglia di reggerlo, perché deve asciugare per bene la colla, ci mettete due mollettine e lo mettiamo da parte. Questo facciamo la stessa cosa. Così e così. E anche questo ci si mette un po' fermo. E poi queste si incollano dopo. Allora, ora che si asciuga bene. Una volta che la colla ha fatto presa, questo però è un po' troppo largo, si vede a tagliarlo mi si è un po', mi sono un po' allargata qua. Va bene. Metto la colla qua, li unisco insieme. Vabbè, tanto poi è una cosa che si è fatta tante volte. Si prende questo strisciolina e si va ad incollare qua dietro. Qui e qui. Mi sa che l'ho fatta un po' lunghetta. E qui sì, direi proprio lunga e la taglio quella che mi avanza. Ecco qua. Dovrà venire una cosina così, bella sovrapposta, non sovrapposta, ma messa pari. Anche questo faccio asciugare perché col feltro scalda e non si asciuga la colla. Comunque tanto vedete già come funziona e queste si vanno ad incollare qui sotto così. In questo modo, ok? Qua così. Incollo e ci si ritrova. Allora, il fiocco è pronto. Potete mettere un questo o un fiocco fatto con i nastri, così, ok? Questo a vostra scelta. Se non avete questo feltro qua, potete fare in questo modo. Io preferisco metterci questo qua. Come vedete, allora ora lo incollo. Poi vi dico due cose. Allora, qui fammi levare. Sto cancellando il rigo, vabbè, della penna, così. Messo già un po' di bacche qui così. Ora lo giro verso di me per vedere se è diritto. E in questo modo, ecco qua. Come vedete, ho messo un po' di botanica qui, un po' di botanica qui con dei fiocchetti e qua ho messo la botanica quassù e questo fiocco in questo modo. E questa piccola stellina che vi metto anche lei nel cartamodello appuntata soltanto sul marrone, come vedete, ok? Qui sotto l'ho lasciata staccata e qui ci sono le codine del fiocco, in questo modo, sopra o sotto, vediamo così, in questo modo. Mi ero dimenticata di dirvi che qua ho attaccato anche due pezzetti di feltro inglobando all'interno il nastrino per appenderlo, Ecco qua. Bene, Pierangela, spero di averti accontentata. Me l'aveva chiesto anche lei, oltre anche altre, ma le altre non me le ricordo. Mettete mi piace se vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella, così rimarrete sempre aggiornati sui nuovi tutorial. E come sempre, un bacione dalla Beche. Ciao!